Uff, devo sbrigarmi, sono in un ritardo pazzesco. Speriamo che Tony non si arrabbi. Uff, veloce di sopra. Buongiorno Tony, eccomi qui. Buongiorno Jonas, vedo che hai accumulato qualche minuto di ritardo, ma non c'è nessun problema, può capitare una volta tanto. Ah, sono così sollevato, pensavo che ti saresti arrabbiato molto. Bene, sono pronto per cominciare. Marvin è già arrivato, vero? È con Stan? Che cosa devo fare oggi? Quali sono i miei compiti? Esatto, il tuo amico Marvin è con Stan. Tu oggi avrai un compito molto importante, ascoltami bene. Sono tutte orecchie. Sai bene che qualche giorno fa il mostro viscidone è dovuto andare dal dentista? Sì, l'ho accompagnato io. Beh, oggi ho una visita con il dottore e qualcuno deve portarcelo. Quel qualcuno sei tu. Oh, pensavo di vedere qualche super fantasma oggi. Mi dispiace deluderti, Jonas, ma non ci sono fantasmi in circolazione. Solo questa visita dal dentista. Va bene. Viscidone, dove sei? Viscidone, dobbiamo andare dal dentista, vieni qui. Ehi, Jonas, che bello rivederti, amico mio! Eccoti qui, Viscidone, dammi il 5. Bene, ora andiamo. Tony mi ha detto che oggi hai una visita di controllo dal dentista, con quel dottore tanto gentile. Sei pronto? Dal dentista? Di nuovo? Ma non mi fanno più male i denti, non ci voglio andare! Non essere dispettoso. La tua paura del dentista ti ha portato tutte quelle carie, non ti ricordi? È soltanto una visita di controllo, stai tranquillo. Va bene, andiamo. Ok. Jonas, aspetta. Sei proprio sicuro che sia oggi, a quest'ora? Non è che ci sbagliamo? Smettila, Viscidone, non essere codardo, è soltanto un dentista, andiamo. Aspetta, aspetta, ho fame. Perché prima non mangiamo qualcosa? Guarda chi c'è lì, un bambino succulento e un mostriciattolo da 4 soldi. Interessante. Eccoci qua, siamo arrivati. Ma io non ci voglio andare. Viscidone, smettila di fare i capricci, è soltanto una visita, ci vorrà pochissimo. No, non ci voglio andare. Sono sicuro che il dentista mi vieterà di mangiare i dolci. Io amo i dolci. Non ci voglio andare, non ci voglio andare, non ci voglio andare. Ma che dici? Anche io mangio i dolci, eppure i miei denti sono a posto. Buongiorno, cari. Che cosa posso fare per voi? Buongiorno, infermiera. Viscidone e io abbiamo appuntamento per una visita di controllo dal dentista. Ah, ma certo. L'ha segnato sulla mia agenda. Il dottore può ricevervi subito. Entrate pure. Grazie. Buongiorno, dottore. Viscidone e io abbiamo appuntamento con lei oggi per una visita di controllo. Ah, buongiorno, succulenti. Pazienti. Sì... Come le ho detto, Viscidone e io avevamo appuntamento per un controllo. Si ricorda? Qualche settimana fa siamo venuti per delle carie. Ma certo, accomodatevi pure. Iniziamo subito a smembrarvi. Volevo dire, a visitarvi. Bravo, Viscidone. Ti ho preparato una pozione, una soluzione antibatterica. Ti farà bene, bevila. Ah, che bello, solo una cosa da bere. Non è nemmeno amara. Grazie, dottore. Figurati, mio caro paziente, con questo trattamento ti sentirai molto meglio. Allora, giovane Viscidone, come va? Dovresti essere meno sensibile. Che ne dici? La soluzione non era molto buona, ma non era nemmeno disgustosa. Per ora mi sento così stanco. Voglio schiacciare un pedalino. Che cosa? Si è addormentato? Ma che cosa gli è preso? Qui c'è qualcosa di strano. Il dottore ha un aspetto strano. E tutte quelle parole che sbaglia. Deve esserci qualcosa sotto. O forse sono solo diventato paranoico. Non so. Bene, bene. Il sedativo ha funzionato. Il paziente dorme. Ora posso iniziare con il trattamento. Ma come si usa questo aggeggio? Non ne ho la più pallida idea. Boh, proviamo da questo lato. Speriamo che funzioni. Che strani gli umani. Il dentista non sa come utilizzare i suoi stessi strumenti. E poi perché ha detto che strani gli umani? No, qui c'è qualcosa che non va, me lo sento. E perché quello strumento non fa nessun rumore? In genere fa un baccano infernale. Fermi tutti, ho qui il dispositivo che riconosce i mostri degli acchiappafantasmi. Vediamo un po' se ho ragione. Accidenti, quello è un mostro! Che cosa faccio adesso? Sono qui tutto solo, non ho rinforzi e non ho armi anticattivi. Sono in pericolo. Per fortuna avevo qui il telefonino. Marvin, mi senti? Sono al pronto soccorso con Viscidone.
Avevamo un appuntamento con il dentista, ma ci sta visitando un mostro. Ho bisogno di aiuto, fai in fretta, passo e chiudo. Ehi tu, falso dentista, ti ho scoperto, tu sei un mostro, allontanati dal mio amico. Ma che cosa dici, bambino? Questa è un'accusa grave ed insensata. Certo che... Oh, maledizione. Sapevo che avrei dovuto studiare questi strumenti prima di travestirmi da dentista. Pazienza. Sei sorpreso, bambino? Io sono l'uomo lupo. I bambini come te non li curo, li divoro. E sai che ti dico? Sono diventato membro della squadra dei mostri straordinari. Insieme al dottor Malefico e al conte Dracula conquisteremo il mondo. Oh no! L'uomo lupo! So chi sei. Ti ho visto, eri alla centrale degli acchiappafantasmi qualche sera fa. E di che stai parlando? La squadra dei mostri straordinari. Che roba è? Un gruppo musicale? Un gruppo che? Aspetta, che cosa hai detto? Anche tu eri alla centrale degli acchiappafantasmi quella notte? Ah, avrei dovuto sbranarti già allora. Ma posso rimediare subito. Ora ti imprigionerò e ti farò a pezzettini. È finita per te, bambino. Che cosa? Mi vuoi divorare? No, non è una buona idea. Ho un saporaccio. Non sono sul menù del giorno. Ora me ne vado. Ciao, aiuto. No, sono inciampato. Che dolore, non riesco a rialzarmi. E l'uomo lupo si avvicina. No! Volevi scappare, piccolo umano? Mi dispiace, ma oggi è il giorno in cui verrai divorato. Con queste manette ai polsi non potrai muoverti. Sto venendo a mangiarti, bambino. Di le tue ultime parole. Oh no! Beh, forse non potrò scappare, ma stanno arrivando gli acchiappafantasmi. Che cosa? Gli acchiappafantasmi? Sei un bambino bugiardo, non ci credo. Quando li avresti chiamati? Veloci, siamo arrivati! Questo è il pronto soccorso. Dobbiamo sbrigarci a tirare Jonas e Viscidone fuori di qui. Brrr, ho una paura terribile, spero di essere arrivato in tempo. Resisti, Jonas, arrivo! Ehi, guardate quella finestra, lì. Lo studio del dentista affaccia proprio lì. Jonas è lì dentro, ne sono sicuro. Stan, hai un piano? Come possiamo liberare Jonas? Un piano? No, ne devo ancora elaborare uno. Allora, ecco qui. Tu, Marvin, vai con un'altra chiappa fantasma a distrarre il nemico. Entrerai dalla porta. Io e il resto della squadra ci arrampicheremo e sfonderemo la finestra. È tutto chiaro? Ci sono domande? Nessuno? Bene, allora non perdiamo tempo. Dobbiamo salvare un bambino. Ai posti. Andiamo subito! Bene, siamo dentro. Ma come facciamo a capire in che direzione si trova lo studio del dentista? Ehi, guarda qui. Ci sono delle macchie verdi e viscide. Deve trattarsi del mostro Viscidone. Seguiamole, ci porteranno allo studio del dentista dove è Jonas. E dove è l'uomo lupo. Ok, mi sembra una buona idea. Avviciniamoci silenziosamente. Lo sapevo, eccoci qui. Quello è proprio l'uomo lupo. E quello lì è Jonas. Oh no, Jonas indossa delle manette. L'uomo lupo lo ha bloccato, non può difendersi. Povero Jonas, dobbiamo aiutarlo. Povero bambino, la tua fine è vicina. Ora ho trovato anche quest'altro misterioso strumento e lo userò per torturarti. Di le tue preghiere. Acchiappa fantasmi, vi prego, fate presto. Ehi tu, fermo, lascia immediatamente il mio amico Jonas. Per te è finita, sei circondato da acchiappa fantasmi. Arrenditi e vattene subito. Che cosa? Gli acchiappa fantasmi? Maledizione. No, non mi arrenderò. Guardate, questo bambino è ora mio ostaggio. Abbassate le armi. Lascialo stare, devi arrenderti, non ha senso continuare ad opporti. Ormai sei fritto. L'intero pronto soccorso è circondato da acchiappa fantasmi, non puoi scappare. Arrenditi e basta. Oh, io posso scappare quando voglio, io sono pur sempre un fantasma. Ma il vostro amico no. E ora lo metterò in una gabbia da cui non uscirà mai più. Ehi, di che cosa sta parlando? Che cosa vuole fare? Abbiamo un piano d'attacco? L'unica speranza che abbiamo è aspettare Stan. Dobbiamo avere fiducia. Oi, oi, oi. Lì dentro sono in una pessima situazione. Devo intervenire. Devo sfondare questa finestra e catturare il mostro. Accidenti, non ho tempo per fare un incantesimo. L'hai detto bambino, mi hai fregato. E adesso che cosa faccio? Ehi, uomo lupo, mani in alto. Allontanati da quel bambino. Che cosa? Un'altra chiappa fantasmi. Ma quanti sono? Prendi questo, brutto mostro! Oh no! Quel raggio fotonico mi ha fatto vedere tutti gli strumenti di tortura. E ora che cosa faccio? Oh, sono in trappola! Ehi, uomo lupo! Ti avevo detto che non hai più vie di fuga.
Ci sono tanti altri acchiappafantasmi qui fuori. Allontanati da Jonas e arrenditi. Per te non c'è scampo. Per la miseria. E va bene, acchiappafantasmi. Per stavolta avete vinto voi. Ma la prossima volta non sarò solo. E finalmente vinceremo. Addio, perdenti. Oh no, che cosa è successo? L'uomo lupo è scomparso. Maledizione, eravamo tanto così dal farlo nostro prigioniero, invece ci è scappato. L'importante è che Jonas stia bene. Ottimo lavoro, Stan. Liberiamolo! Ah, Marvin, che bello rivederti, amico mio. Sei stato grande, grazie mille. Nessun problema, amico. Tu avresti fatto lo stesso per me. Sei stato bravo a telefonare. Ho avuto fortuna. Ero così impegnato a sedare Viscidone che non si è accorto di me. Meno male che hai risposto e che siete arrivati in fretta, altrimenti... Ehi, ma che cos'è quel rumore? Veniva dalla poltrona. Oh, che bella dormita! Dovremmo venire più spesso, amici! Ciao, amici! Grazie per aver guardato un'altra puntata. Iscrivetevi gratuitamente al nostro canale e non perdete le ultime novità. Condividete questo video con i vostri amici e non dimenticate di cliccare mi piace. Grazie ancora e ciao!